Buonasera fanciulli, buonasera fanciulle. Vi avevo promesso un altro video ed eccoci qui. Ed è un ulteriore messaggio. Ciò che lasciamo dietro le nostre spalle, fate sempre attenzione, perché dietro le spalle bisogna essere ben protetti. Ma a parte gli scherzi, che cosa lasciamo dietro di noi? Il consiglio delle carte su quelle situazioni che abbiamo voluto chiudere, dovuto chiudere e che non verranno con noi nel 2022 o quantomeno non avranno la stessa influenza che nel passato ci ha trattenuto, trattenute e quindi per noi rappresenteranno la possibilità di prendere un po' il largo, andare con passo più spedito, più veloce verso il cambiamento e la novità. Ci lasciamo dietro le spalle. Lo credo che la carta sia caduta. Ci lasciamo dietro le spalle l'amante. O quantomeno, questa fanciulla sta guardando dietro di sé. Ed è inutile dire che volete chiudere o riuscirete a chiudere al 100% con questa situazione che non si è ancora concretizzata. È una piccola bugia. Però è vero anche, o una mezza verità poi in realtà, che nella mano, verso il futuro, voi avete un cuore trafitto, ma un cuore colpito da una freccia, di un amore, un colpo di fulmine che sta per giungere. Voi non avete ancora guardato a ciò che stringete tra le mani in questo momento, la possibilità di vivere una relazione piena, pagante, che vi dia gioia e soprattutto di sperimentare l'incontro con qualcuno che davvero non avrà che occhi per voi. Quantomeno all'inizio, poi chissà come andrà la storia, però il futuro vi parla proprio di questo, di un sentimento che inizia. E questo sentimento però per essere colto e raccolto ha bisogno che voi prestiate a lui attenzione. Quindi, lo ripeto, non è facile, stiamo chiedendo cosa dobbiamo lasciare dietro le nostre spalle e le carte con molta serenità vi dicono, non ti appartiene più il ruolo dell'amante, della donna nell'ombra, non è un qualcosa che ti si addice, tu stai praticamente sminuendo il tuo valore, anche perché con questa mano sulla base solida sulla quale sei seduta, tu stai facendo cenno a quell'uomo, a quella donna di raggiungerti, perché quel posto è per lui. Eppure questa persona non si è presentata e non si presenterà o non si è fatta sentire né vedere ultimamente. Allora, piano piano, volgi il tuo sguardo verso est, guarda al futuro, perché lì già c'è questo amore. Vedete? Cioè, è proprio palese, evidente, voler aggiungere parole a queste prime tre carte è un di più. Quindi adesso andiamo a vedere meglio come saranno e quali saranno le conseguenze. Perché è semplice. Torre, qualcosa che è crollato, morte, un taglio che è anche rinascita, eremita, una solitudine da sperimentare. D'altronde, come coppia, state guardando in direzioni opposte. Quindi lui non è l'amore che state per incontrare, è lui è la controparte di questa situazione che si sta tranquillamente chiudendo, tranquillamente forse non per voi, ma tranquillamente per il contesto, per il destino, anche perché è chiuso. Voi potete continuare ad attendere, lui potrà continuare ad ammaliarvi, ma il discorso è chiuso, quindi vuol dire che il contesto da adesso in poi, magari non l'ha fatto neanche in passato, non vi darà una mano per fargli dir di sì. E quindi vediamo cosa vi sta portando il nuovo anno. Vittoria, successo e soprattutto l'abbiamo detto, voi non siete più la donna nell'ombra, abbiamo 19, abbiamo un sole, abbiamo un coronamento. Però bisogna rimettersi in cammino, sollevarsi, alzarsi, andare. Cosa porta il nuovo anno a questo tipetto qui? Beh, qui abbiamo una donna che ha fatto luce su qualcosa. Quindi evidentemente se lui vi ha nascosto delle situazioni voi ne mettete in luce e la luce vostra, questo brillare, se lui vi vuole ancora, se lui vi ama come ha saputo dirvi tante volte, deve accogliere con voi questa luce, quindi accettare l'evoluzione del rapporto in qualcosa di più che non sia più una situazione nascosta e soprattutto dissimulata. Quindi per alcune potrebbe darsi che quello che vi lasciate alle spalle è il rapporto nascosto nell'ombra, che gli altri non possono conoscere, di cui non possono sapere. Quindi non dico per la maggior parte, ma per una piccola parte di voi, e spero nelle storie veramente solide, che magari hanno avuto ostacoli reali,
Quindi non dispetti tra i due personaggi, ma difficoltà esterne. E quindi a questo punto questa carta vuole dire che le difficoltà esterne sono finite e si va al successo. Quindi magari questa è una coppia che non riusciva a vivere la storia perché uno dei due era sposato o sposata e l'altro partner non concedeva la separazione. E adesso questi ostacoli si risolvono e quindi vi lasciate alle spalle l'attesa di trasformare l'amante in amato. Noi dobbiamo cercare di intendere queste carte dando la risposta a maggior numero di persone. Per altri invece è questa situazione che si proprio blocca perché? Perché lui, se vi vuole, deve cambiare atteggiamento nei vostri confronti. Perfetto. E quale sarà quindi l'esito? Eccoci qui. Bello. Allora, veramente il mio augurio, perché questa stesura non vuole essere una stesura molto lunga. Era veramente una curiosità, una domanda particolare che mi era stata posta tempo fa e io l'ho lasciata per il Capodanno, ovviamente mettendomi d'accordo anche con la persona che aveva fatto la richiesta e che ha aspettato un po' di più. Qui abbiamo proprio lasciarsi alle spalle una grandissima difficoltà, un blocco, un'attesa e una speranza per troppo tempo disillusa. Quindi una piccola parte di voi e mi auguro in realtà che siate maggior numero possibile, però non potrete essere tutti, ovviamente. Finalmente coronerà questa storia e quindi si lascerà alle spalle un anno molto difficile a livello mondiale, però anche l'anno più bello della loro vita perché è quello che ha messo davvero le premesse per questa trasformazione. Quindi ne hanno dovute sopportare di difficoltà e le hanno superate. Per altri è un grande dubbio per lui e ora vediamo anche come finisce. Per le persone che hanno invece una storia nascosta e segreta, dove l'amante dovrà decidere se accettare questa storia alla luce del sole e quindi fare qualcosa per trasformarla, perché voi comunque siete proiettate e proiettate luce, siete proiettate verso la luce, cioè l'uscire da questa oscurità. Perché? Perché questa dinamica non vi appartiene e non vi piace assolutamente. Allora, per questa altra parte di persone, forse la maggioranza, come sarà l'esito? Lui farà questa scelta coraggiosa? Al momento no, vi lascia nel dispiacere perché voi avete in realtà una convinzione granitica su questo sentimento, eppure la malinconia di qualcosa che nel passato vi ha promesso e non si è dato nell'oggi lascia solo se stessa la malinconia per l'appunto. Lui che continuerà a dare giustificazioni circa l'impossibilità di muoversi perché il problema non siete voi, il problema è lui, sta soffrendo, non sa che fare della sua vita, è una decisione difficile, non vi può promettere cose che non può mantenere. Guardate com'è rinunciatario. Qui, fino a quando fai quello che io desidero, ho la mia lira, no? Il mio strumento qui, e qui invece l'ho appesa alla colonna stessa sulla quale tu piangi. Quindi è proprio lui. Un ripensamento, un miracolo, un'illuminazione sulla strada di Damasco. Giustificazioni, giustificazioni, giustificazioni. Non è colpa mia, non è come sembra, signor giudice, lei non mi può condannare, non può avercela con me, assolutamente non può essere così perentorio. Intanto continuo a fare i fatti propri di nascosto e la relazione resta nascosta. Bene, legalità e illegalità che si incontrano e c'è proprio un attrito forte che non è assolutamente riducibile ad una visione comune del futuro, quindi non è un futuro condiviso. Però per queste donne che avranno il coraggio di voltare le spalle, nei confronti di un uomo che non le sceglie, cosa arriva? Anche per voi c'è abbondanza, c'è fortuna, c'è cornucopia, qualcosa di buono che vi porta finalmente. Lui non si è fatto vedere, o meglio, lui non ha preso la decisione, utile a trasformare la vostra storia e vi ha lasciato a piangere su questa colonna. Invece, ciò che di nuovo sta per giungere e che è visibilissimo alla luce del sole, vi risveglia e vi risolleva, vi mette così con la manina sulla fronte a cercare di mettere a fuoco e vi porta un uomo, qualcuno che viene da voi. E cosa viene a fare questo uomo? Beh, la speranza di un suo cambiamento potrebbe anche essere.
Vuoi fermarmi lì, ma non più nel ruolo iniziale. Quindi sono molto più forte di prima, caro Narciso che mi fai cucù. E quindi a questo punto tu sei quella luna, io sono il sole e vieni con le tue ombre di nuovo a tentarmi. Sì, mi trovi, perché per quanto io mi sia allontanata per rispetto della mia persona e sono già più nascosta, velata rispetto al passato, ho sempre sperato e spero ancora in un tuo cambiamento. Ci sarà questo cambiamento, protettore, costanza, fanciulle no. Lui è convinto di trovarvi sempre e per sempre, ma poi alla fine non piangete più come canta Enrico Ruggeri, ma sapete che vi lascia lì in attesa, costante, 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 e torna la tristezza alla lunga. No ragazze, ricominciate da zero, perché al momento non arriva quello nuovo, arriva un successo vostro personale, ma si ripresenta questo fanfarrone, se mi passate il termine, ma non c'è trippa, me, fermicetti. Un bacione, ciao, ci sentiamo per il brindisi.